Augusto, in tutta quanta questa vicenda, per cercare di capire che cosa effettivamente e per quale motivo, insomma, sono stati segretati. Ma sì, un po' l'atteggiamento, diciamo, ecco, in una situazione di questo tipo sarebbe stato meglio non avere la polemica, pubblicare subito gli atti, quindi nessuno si e sarebbe non alimentare, creato, diciamo, fantasie particolari, ecco. Questa è la cosa. Poi, rispetto, diciamo, a quelle vicende, è chiaro che nella cronaca di quei giorni ci sono delle cose che andrebbero chiarite. A cominciare, ti dico una, ma ce ne sono non una, ma 10, delle simulazioni che erano state fatte da parte degli esperti, e parliamo del 20 gennaio, in cui si parlava che addirittura c'era una delle le peggiori, parlavano di 600.000 morti addirittura, e che però c'è una sorta di iato, di contraddizione, se poi vedi quando, diciamo, parte il lockdown, perché poi è il punto dove gira tutto. Per non parlare delle polemiche sulle zone rosse. Sulla tempistica, diciamo, delle decisioni prese, che rimane il punto interrogativo vero. Quindi c'è, nel senso, cose da chiarire ci sono, ma io però, ecco, non starei proprio presso la polemica, perché poi alla fine di tutto questo è stato un po' l'atteggiamento del governo che ha creato il giallo, perché probabilmente uno potrà fare anche una sorta di, diciamo, di percorso a ritroso, vedere quello che era stato fatto e probabilmente non ripetere gli stessi errori sarebbe stata la cosa più positiva.